a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Oggi nuovo video, sempre video da tradizione perché anche questo è un video che faccio praticamente da quando ho il canale, ovvero i miei regali di compleanno. Allora, innanzitutto vi ringrazio per tutti gli auguri ricevuti su Instagram, sotto i commenti nei video, su TikTok, siete stati tutti molto patatelli e patatelle. Vi faccio vedere tutti i regali che ho ricevuto. Considerate che il mio autoregalo ancora non è arrivato, perché come sapete io mi faccio l'autoregalo per il Natale e per il compleanno. Non è ancora arrivato, quando arriverà però ve lo farò vedere. Iniziamo e pesco random, ho tutti i regali qua sotto, quindi iniziamo subito. Allora, prima busta che mi è uscita è questa qui, che è una meravigliosa magliettina di Fred Perry, non avevo nulla di Fred Perry, che mi ha regalato il mio amichetto Gianmarco. Guardate che carina, celestina con il loghetto qua e i dettagli marroni. La adoro perché è effetto oversize, come piace a me, e questa starà benissimo con le mie Travis celestine. Quindi, vabbè, lui conosce molto i miei gusti di moda, mi ha già regalato anche un giacchetto, quindi conosce i miei gusti e ci ha preso. Considerate infatti che questa è una S, però avete capito, quelle belle. Non vedo l'ora che arrivi la primavera, l'estate. È troppo più bello vestirsi in primavera e estate, però vabbè. Poi passiamo alla seconda busta. Questo è il regalo che mi hanno fatto i miei amichetti Ilaria, Matteo e Lele. Allora, iniziamo. Vabbè, innanzitutto, vabbè, poi la quarta dolce che tutti mi hanno fatto il bigliettino, che è una cosa a cui io tengo tanto. Iniziamo con questa scatolina che contiene, fatto benissimo tra l'altro, un sacchettino e all'interno lei. La giratempo, guardate che bella, la adoro. Non vedo l'ora di avere la nostra libreria a casa, perché comunque io sono una grande fan di Harry Potter, lei è un grande fan del Signore degli Anelli e quindi abbiamo già pensato che avremo questa mensola a stile comunque fantasy e con alcune chicchette tipo questa e tipo altre che vi farò vedere. Questa e il mantello dell'invisibilità è una cosa che avrei veramente tanto desiderato avere nella vita reale, ma va bene. Poi, quando ho visto questa cosa, sono rimasta molto, perché adesso vi dico, è un Funko Pop di Harry. Allora, io anni fa avevo ricevuto questo identico Funko Pop da una persona che poi si è rivelata una vera me, e quindi io dico, la persona ovviamente ho buttato tutto, cioè i regali che mi ha fatto, io ho buttato tutto, proprio perché non volevo. Vedi, parli di persone malvagie e succedono le cose brutte. Non volevo più assolutamente nulla, nulla legato a quella persona. E ad esempio il Funko Pop di Harry, cioè alla fine mi era dispiaciuto buttarlo, nel senso perché a me piaceva avere un Funko Pop di Harry, però non volevo niente di lui. E loro, ovviamente, tutta questa storia non la sapevano, eh? Non la sa nessuno, sa? Me l'hanno regalato. E loro invece sono persone che mi vogliono un sacco bene, mi rendono sempre felice, ci sono sempre per me, tutti e tre, e sono tanto contenta di averli conosciuti. È un'amicizia che comunque è nata da quando sto con Leonardo, però quando una persona ti vuole bene, ti arriva quel bene, e sono molto contenta, insomma, di averli nella mia vita e insomma di avere un Harry che non dovrò buttare e che metteremo sempre sulla nostra mensolina. E poi, dato che Ilaria soprattutto sa che io sono freddolosa e con lei invece ci prendiamo sempre in giro perché lui è sfegatato della Lazio, io sono sfegatata della Roma, mi hanno regalato questo plaid stupendo Grifondoro. Questo non vedevo l'ora di utilizzarlo, è morbidissimo, però vi dico la verità,
Me lo terrò per casetta, per il nostro bel divano che abbiamo comprato, tra l'altro. Magari qui si potrebbe un po' impelare con oliverino, eccetera, eccetera, e quindi lo porteremo a casa. È molto molto bello, morbidissimo, c'è lo stemma del Grifondoro e il boccino. Poi, altra busta, i miei amichetti Amanda e Ettore mi hanno fatto una cosa super figa che non avevo e che metteremo a casetta, però in camera da letto, io già ce la vedo. La lampada che praticamente fa il tramonto, cioè riproduce il tramonto sul muro. La adoro, non vedo l'ora di utilizzarla e ci voglio fare un sacco di foto, tipo la tizia qui. Però io questa cosa non la so fare, quindi magari tipo foto di profilo, no? Guardate, anche le mie foto Instagram cambieranno da quando avremo casetta perché. Cioè io mentre la stiamo costruendo vedo proprio i punti dove verranno delle foto bellissime. Quindi anche questo è super apprezzato. Poi abbiamo questa bustina che contiene il regalo che mi hanno fatto Ludo Poppi, Ludo, e Valerio Vale, il fidanzato. Allora, io vi voglio far vedere il biglietto perché il biglietto è una cosa. Io non lo so dove l'hanno preso. Guardate che bello della Disney con Bambi. È stupendo, è tutto in rilievo, tutto glitterato. E poi va bene, dentro c'è una dedica super patatella. Ma il biglietto è una cosa meravigliosa. Tra l'altro, adesso che ci penso, io non ho ancora fatto vedere i regali a mamma e papà. Ora glieli farò vedere, vabbè. Allora, mi hanno fatto questa boccettina qui. Con scritto The World Needs Your Magic, perché comunque loro sanno, soprattutto Ludo, che io sono fissata con magia, oroscopo, stelle, lo sapete anche voi, lo sanno tutti. Ed è super carina questa pochettina, sinceramente non so il brand, però è molto carina. Non lo so, questo dettaglio qui, molto patata. Poi questa tazza color lilla, comunque il lilla mi sta un sacco piacendo, vabbè, con scritto sopra Blame It on Mercury Retrograde. Ora non so se l'ho pronunciata correttamente, però la adoro, anche questa verrà a casetta con me perché guardate, cioè guardate il mood, guardate il mood. Oggi io vestita così, la adoro. Poi lui dove le appoggia tutte queste cose, capito? Quindi adoro. Poi mi hanno preso questo set qui, super carino, per le mie agendine. Praticamente ci sono quattro stampini e l'inchiostro. E gli stampini sono sempre a tema un po' magic, perché c'è il sole, la luna, la stella e l'occhio del malocchio. E poi, come ultima cosa, mi hanno fatto questa bustina nera, super patata tra l'altro, che contiene all'interno il buono per un tatuaggio. Molto carino, questo è lo studio di tatuaggi dove abbiamo fatto il patchouli con Leo. Lo adoro, quindi devo pensare cosa tatuarmi. Sono indecisa tra due cose, una a tema Travis e una è la pizza. Vediamo un attimino, però mi sa che mi faccio prima quello a tema Travis, devo vedere. Comunque super apprezzato. E poi le cugine e i cugini mi hanno fatto un altro buono per un tatuaggio. Ve lo devo dire, mia mamma quanto è contenta stasera. Ma vabbè, questo è il biglietto da visita del tatuatore storico da cui praticamente io vado da una vita, Mr. Floyd Tattoo, mentre l'altro appunto è Baby Skull Tattoo. Mi piacciono entrambi, tutti e due, e quindi devo pensare bene a cosa tatuarmi. Anche se vi dico la verità, da Mr. Floyd Tattoo forse restaurerò un vecchio tatuaggio che abbiamo fatto anni fa, non lo so, ci devo ancora riflettere. Poi i miei amichetti Ross e Andrea hanno fatto, te lo devo far vedere perché i bigliettini di Ross mi fanno sempre troppo ridere, sono sempre mignon. Comunque, siccome anche Ross mi conosce tanto bene,
mi hanno fatto questa collana stupenda che non vedo l'ora di mettere in acciaio, che ha tutti questi ciondolini che io adoro perché abbiamo il serpente, il cuore, quello con la fiamma sacro, che tra l'altro questo qua è proprio un simbolo che mi piace tantissimo, le croci e soprattutto le corna. Io campo di corna perché io sono scaramantica, perché io non voglio il malocchio e quindi sto sempre a fare corna. La adoro, stupenda. Brava Rossi e brava Andrea. Continuiamo. Ce ne sono parecchi. Allora, altra busta della mia amichetta Chiara e il suo fidanzato Pacuccio, in realtà Paco, che io chiamo Pacuccio. Lei sa che io sto completamente in fissa con la skincare e quindi mi ha fatto un set di prodotti per skincare che adesso vi faccio vedere. Abbiamo questa crema qui, gigantesca, crema viso a bava di lumaca e acido ialuronico, anti-age, idratante, levigante, lenitiva e rigenerante, senza parabeni, senza paraffina, tutto naturale. Poi, sempre dello stesso brand, il siero viso, che mi era terminato e lei non lo sapeva, cioè proprio telepatia. In realtà mi è terminata pure la crema viso, sto usando quella di mia mamma, ma va bene. E contorno occhi, vi dico la verità, io ancora non avevo un contorno occhi, però appunto, dato che ho fatto 31 anni, mi sa che è il caso di iniziare ad utilizzarlo. Ed infine, crema mani. Tutto il set è tutto di questo brand Totale, si chiama Laboratori. Tutto appunto con bava di lumaca e vi farò sapere, a me ispira molto, sono sincera. Poi i miei amichetti Pizzico, Federica, Claudia, Blangio, Gianluca e Riccardo mi hanno fatto allora un buono da IKEA che è super apprezzato perché appunto per casetta ci torna molto utile, infatti è stata una cosa super patata. E poi non sa nessuno che mi piace Harry Potter. No, vi devo far vedere pure il loro biglietto altrettanto stupendo della Disney con Minnie. E anche questo con una dedica super patata. E adesso vi devo far vedere questo perché è meraviglioso. Cioè, guardate che bello. Tutto nero e oro con tutte le stelle e tutte le casate, ma quando voi lo andate ad aprire, oddio, no, è una cosa, è un carry-on, non ho mai avuto un carry-on e sto in fissa in realtà perché, cioè, chi è cresciuto con Anastasia lo saprà quanto sono belli i carry-on. No, bellissimo. Cioè, questo sarà a casa dove io metterò i miei vari gioiellini. No, lo adoro, è stupendo. Allora, i miei zii e le mie zie mi hanno dato i soldini e anche mia nonna. Poi la compagna di mio zio mi ha fatto questo braccialettino qui della Stroilli, molto carino, con il cuoricino che gira e ha tutto il contorno di strass. I genitori di Leo mi hanno fatto un ciondolino Pandora, super carino, che finalmente tra l'altro posso mettere, ed è un cuoricino che ha tutta qui tutto questo anellino di strass e dentro ci sta scritto nella nostra famiglia. Cioè, come si fa a non piangere? Poi i miei genitori mi hanno fatto un regalo che in realtà mi sono scelta. Questo capita spesso nei nostri regali di compleanno. E chi ha visto il vlog in cui li prendevo lo saprà perché sono un paio d'occhiali da sole di Moschino super pazzi, super alla Rosa Ricci style e anche Britney anni 2000. Cioè, guardateli, li adoro, con questi orsetti dorati di Moschino a mascherina. Volevo troppo un paio d'occhiali da sole a mascherina perché sono tornati tantissimo di moda e li adoro. Cioè, questi gridano il mio nome. Infatti, la mia amica Chiara ha appena comprati e lei mi ha detto: sai che non è il mio genere, però è decisamente il tuo.
Ciao, scusate. Li adoro. Infine, passiamo ai regali di Pato. Allora, Pato mi ha fatto in questa bustina, vabbè, parte il bigliettino con i micetti, pure lui mi ha fatto piangere, signorina Puzzettola di Puzzettolis, e mi ha preso, allora, vi lo fa vedere perché mi fanno troppo ridere, questa penna che... Allora, perché che succede? Un giorno siamo andati in questo negozio e c'era questa penna che a me mi aveva fatto troppo ridere, che ho detto, ti prego, guarda sta penna quanto è bella. E lui me l'ha presa. E adesso io non so se, cioè, utilizzarla, se portarla al lavoro oppure no, ma mi sa che non la porto al lavoro perché c'ho paura che mi si rovina e la porto sempre a casetta nostra per la nostra possessione di scrittura che non abbiamo, però vabbè, cioè, è troppo patata. Poi... Mi ha preso fatto a gattino questo balsamo labbra perché in questi giorni ho le labbra super scripolate, io faccio una testa così, gli ho detto non ce la faccio più, mi sono scripolate tutte le labbra e lui me l'ha preso a forma di micetto, patatino. Poi, sempre a forma di micetto, mi ha preso questi glitter corpo della Cosmi Milano, perché sa che è un brand che mi piace e li avevo sempre visti in questo negozio, però questi non li avevo visti sinceramente, cioè avevo visto che avevano lo stand di Cosmi, però non avevo visto questo, super carino, e questo è stato ovviamente, li sfoggeremo. E poi mi ha preso questi orecchini qua, super patati, con queste margheritine, super patatelli, mi piacciono un sacco. E, ovviamente... Che cosa mi rende felice a me? Tante cose, ma soprattutto le scarpe. Mi fa ridere perché ho visto là che lo sgrido e dico basta, non prenderti più scarpe, non c'entrano, non abbiamo lo spazio a casa, come faremo? Bla bla bla. Poi, allora, vabbè, per chi comunque conosce un po' le sneakers, eccetera, eccetera, questa è un'edizione limitata. E sono delle Air Force One, non avevo mai avuto, ma proprio nella mia vita, un paio di Air Force. E è l'edizione in collaborazione con Drake. E sopra c'è scritto Love You Forever. Sono brandizzate perché qui sulla scatola c'è CL, le mie iniziali. E ora ve le faccio vedere. Allora, questa è la scarpa destra e abbiamo la mia data, 27 febbraio. Guardate i dettagli, cioè qui c'è scritto sempre Love You Forever. E ho urlato comunque io quando ho visto queste scarpe perché sono troppo belle, ho l'ansia di utilizzarle per quanto sono belle. Di qua c'è scritto Paisù. Non so se riuscite a vederlo. Ma quanto sono belle! Profumano di buono e di felicità. Le adoro. Sono bellissime. E Pato mi conosce e Pato mi inizia. Infatti io gli ho detto, no, ci dobbiamo arredare a casa. Non c'era bisogno di, insomma, di fare una cosa così importante. Però lui mi ha detto che comunque i compleanni passano una volta all'anno soltanto e io comunque ho molto apprezzato, in realtà ho apprezzato tutto quanto, ho apprezzato, ripeto, tutti gli auguri che ho ricevuto, l'affetto che ho ricevuto, le persone che ci sono state, i miei parenti, i miei amici, sono molto contenta. L'anno scorso i 30 anni sono stati un po' un trauma, no? Perché dico, Dio, 30 anni, cambio il numero davanti, questo non me ne frega niente, sono contenta della mia vita, sono contenta di come stanno andando le cose, sono contenta della persona che sono diventata nel corso comunque anche di quest'anno. Chi mi segue su Instagram avrà visto il mio ultimo post in cui dico appunto non ho nient'altro da desiderare perché ho tutto quello veramente che ho sempre desiderato avere. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!